sono il capitano Erika, frequento la classe quarta grafica dell'istituto High School di Bergamo e questa è mia madre, Glimaria Brito Cruz, proveniente dal grandissimo Brasile. Come è cambiato il rapporto tra genitore e figlio oggi rispetto a quello che avevi tu con i tuoi genitori? Allora, per me è cambiato tantissimo perché con mia madre, ad esempio, il rapporto era diverso, nel senso che io non avevo l'autorità e il diritto di parola praticamente e quindi non si veniva ascoltati dai genitori in pratica, contavamo pochino rispetto a oggi che ad esempio Erika ha un grande, come dire, diritto di parola e anche di espressione e è anche ascoltata rispetto a me. Quanto ti senti libera di esprimere la tua personalità a casa come fuori? In realtà mi sento abbastanza libera rispetto a questo argomento perché appunto, come ha detto lei, mi sento molto ascoltata. Cioè, sì, diciamo di sì, dai. Ci sono argomenti tabù a casa o ti senti libera di parlare di tutto? Parliamo abbastanza di tutto, sempre. Ci troviamo anche a fare delle sessioni di parlata su qualsiasi argomento, quindi penso di no. Qual è la domanda che non vorresti che tua figlia ti facesse mai? Sì. sì. Cioè, la domanda sarebbe, vorrei andare a vivere da sola all'estero, quella mi fa paura. E in realtà me l'ha già fatta. E quindi quello è una cosa che a me fa un po' paura, un po' tanto. Dai un voto da 0 a 10 a tua mamma rispetto a quanto è tecnologica, sportiva, creativa, socievole. Allora, tecnologico direi 3, dai, 3. Non 2 né 1, però 3, perché siamo ancora un po' latitanti su questa cosa. Sportivo, allora, proprio sportivo nel senso di sport, 2. Però sportivo nel senso di attività nella vita giornaliera direi anche 7-8, perché lavorando si muove tanto. Quindi creativo 6, dai. 6 perché la vedo applicarsi creativamente solamente per le cose in casa. Quindi non so altri aspetti. Com'è? Mentre socievole devo dire 8, secondo me. E tu invece che voto daresti a tua figlia? A Erika tecnologico, per quanto riguarda stare sempre al telefono, direi anche 10, perché è sempre attaccata. E sportivo, facciamo 5, va? E creativo, è molto creativa, lei diciamo che è un 8, ci sta. E socievole, direi un 7, va? Perché ogni tanto un po' si chiude un po', così. Quando parli con tua mamma, usi slang o dei modi di dire? Sì, abbastanza. Abbastanza, devo dire che integro molto il linguaggio giovanile nelle conversazioni. Infatti, ahimè, mi prende in giro perché uso termini tipo inglesi che si usano sui social. Li uso anche con lei, quindi mi prende anche un po' in giro per questa cosa. Se dovessi parlare con tua figlia, come chiederesti ai tuoi amici di uscire sabato sera? Raga, mi fa di uscire sabato. Massimo che riuscirei a dire. No. Raga. No, non ci sta. Non ci sta. Vabbè, sicuramente tipo facciamo qualcosa stasi o sabato. Sicuramente non dico dai raga. No? No. Vabbè. Se al lavoro è stata una giornata d'inferno, lo dici a tua figlia? Se mi capita tra le mani, tra gli occhi, glielo dico, sì. Sì, lo dico. Tante volte gli dico, oggi è stata proprio una giornataccia. E poi magari vado anche nei particolari. A scuola è stata una mattinata d'inferno, lo dici ai tuoi? Sempre. Sempre, ogni volta, anche quando viene a prendermi, che sono esco da scuola, magari vado a pranzo, c'è sempre il viaggio da Bergamo fino a casa, è sempre, sono sempre io che racconto tutto quello che è successo
della giornata. Adesso chiudiamo con un piccolo quiz. Puoi spiegarci che cosa è un GRVM? No. Sinceramente. Glielo spieghi tu che cosa vuol dire davvero? Allora, è Get Ready With Me. Che? Sono dei video dove le persone si preparano. Cioè praticamente si mettono davanti al telefono, alla videocamera, okay, e si preparano, intanto parlano e rispondono anche alle domande delle persone che gli fanno. E niente, mostrano le cose che usano per prepararsi, i vestiti, dove li comprano. Ah, ok. Ho capito adesso. Ecco, non l'ho mai fatto, quindi... Che cos'è la brillantina? Non è una cosa che si mette sui capelli, tipo. Cioè lo mettevano tipo... Cioè io so che lo mettono tipo gli uomini sui capelli, però non so cosa serve. Vuoi dirci tu il vero significato della parola? Certo, la brillantina è un antico gel, il nostro gel degli anni 70, per tenere a posto i capelli, più che altro per modellarli, per dare un po' di forma, la forma che volevamo, ossia bella alta, per far stare tutto al suo posto. Ok, però ho perso. Bella bro. E dai. Oh,